Buongiorno, ben ritrovati con TG Mattino, qualche minuto di ritardo per alcuni piccoli problemi tecnici che speriamo di aver risolto. Partiamo dunque con la rassegna stampa di TG Mattino in questo giovedì 13 maggio, dal Corriere dell'Umbria alla prima pagina, Samuel, la rabbia degli amici in piazza. A Gubbio la manifestazione che rivedremo a breve per la sicurezza sul lavoro, mentre a Terni un operaio resta schiacciato da un muletto. E poi la fotonotizia centrale riguarda un grande artista, Ben Harper, che il 16 luglio sarà a Umbria Jazz nell'arena del Santa Giuliana. Quindi migranti di nuovo in fuga dai centri di accoglienza, ricerche in tutta la regione dei 21 profughi arrivati martedì nel Ternano, nessuna traccia dei 9 scappati dalla struttura in cui erano ospitati a Perugia. A Foligno raid dei ladri nei negozi del centro. A Spoleto riparte Don Matteo, la Fiction Rai, con le riprese dal 31 maggio e Terence Hill ancora protagonista. Città di Castello, due preti lasciano la tonaca all'annuncio da parte del vescovo Cancian. A Castiglion del Lago invece vogliono entrare per benedire casa, ma sono finte suore ed è una truffa. E poi le parole da parte di Renato Cesca, presidente di CNA Umbria, le imprese colgano l'occasione per innovarsi, ha dichiarato. In basso le ulteriori news di carattere sportivo: Fere premiati in comune, ma Lucarelli avverte la B è un'altra cosa per quanto riguarda il trionfo della Ternana. Grifo, la ricetta di Chinnici, intensità al massimo, dichiara il preparatore. Settore giovanile scolastico, tornei under 13 Pulcini al via. E poi Sir Perugia a un passo dal palleggiatore Giannelli, mentre Nimir, opposto sempre di Trento, riflette. Veniamo dunque invece anche alla Nazione, al centro, doppio addio alla tonaca, nuovo shock dopo il caso Ceccobelli. A Città di Castello lasciano anche parroco e vice sopra, incubo infortuni. Operaio gravissimo, l'uomo ha subito lo schiacciamento di torace e addome in un'azienda ternana, operato e in rianimazione e appena sopra. Mai più tragedie così in piazza per le vittime. Esplosione di Gubbio, la manifestazione oggi alle 15, i funerali di Samuel. A Perugia, raid dei vandali all'acquedotto, scritto offensive, scatta l'indagine. Sottani torna nuovo procuratore generale di Perugia, è un obiettivo comunicare la giustizia, dichiara. E poi ancora la lotta al Covid, bozza d'intesa per i vaccini ai 50-60enni, tutte le novità. A Passignano travolti in bici a 11 anni da un'auto e in prognosi riservata. Sotto ancora dunque Papa Francesco sarà ancora nella sua Assisi, atteso per l'autunno dell'anno prossimo all'evento mondiale sull'economia. E poi anche Ben Harper, tale star di Umbria Jazz, il concerto a Perugia si terrà il 16 luglio, lo ricorda anche la Nazione. Il Messaggero, vaccini over 50, la battaglia per metà maggio. Nuovo tavolo con farmacisti e medici, 380.000 dosi iniettate, curva in discesa intanto, 77 contagi e ricoveri nelle intensive in calo. Casa di riposo abusiva, calvario per 8 anziani, titolare denunciato, è successo nel Perugino. Le parole del nuovo procuratore generale Sottani, processi rapidi contro le prescrizioni, ancora incidenti sul lavoro, schiacciato da muletto, grave operaio di 38 anni a Terni. La fotonotizia invece riguarda la viabilità strada Roma più lontana, segnala proprio il Messaggero. Odissea 45, ma ANAS dichiara più sicurezza. Concorso precario intanto per quanto riguarda la scuola, volata finale, primi ammessi. E poi per il giro in arrivo a inizio della prossima settimana in Umbria, a Perugia, chiuse 50 scuole. A Città di Castello intanto due sacerdoti rinunciano alla tonaca, accettiamo con sofferenza e rispettiamo questa decisione, ha detto il vescovo Cancian. Quindi sotto la testata le notizie di carattere sportivo, un grifo ad alta intensità per trionfare nel derby, mister Lucarelli ora chiede a Bandecchi una squadra da B per quanto riguarda la Ternana. E poi il grande volley, Sirta Gerbic per la panchina e tre super colpi di mercato. Veniamo al nostro solito tour online, partendo dal nostro sito www.trgmedia.it. Il raccoglimento delle istituzioni per le vittime della Green Genetics di Gubbio oggi alle 15, i funerali di Samuel Cuffaro domani alle 15:30, quelli di Elisabetta D'Innocenti. Anche la Vis Gubbio in primo piano, bilancio di un'annata super, mister Bettelli, gruppo straordinario, società vuole proseguire rotta intrapresa, proveremo a limare gli errori commessi, ha detto il tecnico della formazione rosso-blu dopo la sconfitta ai playoff con Coba, una stagione davvero rimarchevole comunque per la Vis Gubbio.
Veniamo a tutt'oggi.info, tragedia Gubbio, via libera, funerali e funerali delle vittime, piazza Grande grida, basta, morti sul lavoro, travolto da muletto mentre lavora, grave operaio di 38 anni nel Ternano, e poi anche il Festival di Spoleto con Monique Vote che incontra le associazioni di categoria in vista del Due Mondi. Umbria 24, operaio schiacciato da un macchinario a torace e addome, è in rianimazione. Sciopero per non morire più sul lavoro, la protesta a Gubbio dopo l'esplosione. Sottani, nuovo procuratore generale, prioritaria edilizia giudiziaria e salto di qualità informatico, sottolinea il neo procuratore. Veniamo a Perugia Today, coronavirus in Umbria, la mappa al 12 maggio, Tesei in pressing su Draghi, coprifuoco alle 23 e riaprire i ristoranti al chiuso, dichiara la governatrice dell'Umbria. Modificata anche la legge regionale sulle infrastrutture per le telecomunicazioni, accelerare sul 5G, dichiara anche l'assessore regionale Fioroni. E poi omicidio Samuele, richiesta per esaminare l'auto dell'accompagnatore di Patrizio, un tassello importante per verificare ulteriormente il racconto dell'unica indagata dopo la morte del giovane di Bastia Umbra. Questo dunque per quanto riguarda il nostro tour online tra i siti informativi regionali. Ripartiamo dai quotidiani e ripartiamo dal Messaggero. Pagine nazionali, la corsa alla profilassi, ora Figliuolo accelera, vaccina e quarantenni, prenotazioni da lunedì, ma resta alta l'attenzione per gli over 60, uno su due non ha ancora alcuna protezione. Il CTS intanto prende tempo sul limite a 50 anni per AstraZeneca, alcune regioni sono già avanti. Dunque Pfizer intanto in arrivo, 2,1 milioni di dosi, ok, EMA al richiamo dopo 40 giorni. Per la seconda iniezione si possono superare le 5 settimane perché lo hanno previsto i test clinici, dunque per quanto riguarda il vaccino Pfizer. La lotta al Covid, la pandemia era evitabile, OMS e il dossier autocritico, un team di esperti indipendenti, ritardi e scelte errate, un disastro senza precedenti. Questo è il rapporto commissionato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. A dicembre 2019 il primo allarme, emergenza dichiarata quasi due mesi dopo, e anche febbraio è stato sprecato, sottolinea proprio tale report. E poi lo scontro sulle pagelle, cosiddette pagelle delle regioni per quanto riguarda il coronavirus. Eliminare l'RT, dichiarano proprio le stesse regioni, e zone rosse distrette, ma Speranza, il ministro, non ci sta. Il sistema dei colori va corretto, non cancellato, dichiara proprio il ministro della Salute. Per i governatori è necessario agire in fretta o è a rischio la stagione turistica. La proposta dei presidenti punta a rendere più rilevante incidenza e numero dei ricoveri. Previsto anche un correttivo legato alla quantità di tamponi eseguiti, da domani si decide con il vecchio metodo. L'intervista intanto all'epidemiologo, assessore alla sanità pugliese, Pierluigi Lopalco. Questo meccanismo ha troppi cavilli, l'indice dei contagi ormai è superato, dichiara nella sua intervista al Messaggero. Quindi il punto sul coprifuoco: è davvero efficace? Per virologi ed esperti non è possibile stabilire l'incidenza della misura, ma tutti concordano, è presto per revocarlo. Mastroianni dell'Umberto I, tra le 23 e mezzanotte per il virus non cambia nulla. I giovani osservati, Speciali, Ciccozzi, Campus Biomedico invece dichiara non sono vaccinati e hanno una vita sociale più intensa. Dunque le ipotesi a casa alle 23 per aiutare i ristoratori è quella al momento più plausibile per quanto riguarda lo spostamento di un'ora dunque del coprifuoco. Rientro spostato a mezzanotte, il timore che per gli italiani diventi una sorta di liberi tutti, si legge sul Messaggero. E poi l'abolizione totale per l'estate, richiederlo e soprattutto la Lega, che reputa la misura completamente inadatta oltre che penalizzante per le attività. Al momento assai probabile dunque, come si legge anche sul Messaggero, un'ora in più fuori casa ma solo dal 24, e a giugno sì ai matrimoni con il pass. Il nuovo decreto sarà varato a metà della prossima settimana dopo la cabina di regia in agenda per lunedì. La Nazione, riaperture senza effetti, contagi restano bassi. Italia verso il giallo totale, gli esperti di statistica sono cauti, decisive le prossime due settimane, i report solo lievi rialzi dal 26 di aprile. Dunque ancora Draghi vuole ripartire dal turismo, l'ipotesi eliminare la quarantena. Il Premier, riapriamo ai viaggiatori, basterà un test negativo o il pass vaccinale per entrare in Italia. Il governo intanto ha detto no alla cancellazione del sistema colori, ma diventerà decisivo l'RT ospedaliero. Qui in foto anche la protesta dei centri commerciali contro le chiusure durante il weekend. Intanto la soglia critica delle rianimazioni si abbassa al 20%, la zona rossa scatterà con 250 casi su 100.000 abitanti, e per quanto riguarda i tamponi servirà un minimo di test effettuati.
abituati. La fine del coprifuoco e l'ok al servizio all'interno dei locali slittano a giugno. Tensioni nel governo. E poi il monitoraggio segnala la nazione Umbria, Sardegna e Molise da zona bianca, ma servono 3 settimane con gli stessi parametri per poter riaprire tutto. Dunque la situazione per quanto riguarda le regioni migliori segnalate proprio Umbria, Sardegna e Molise. Veniamo quindi alle notizie di carattere regionale. Dal Corriere dell'Umbria, Samuel, la rabbia degli amici, commozione e dolore in Piazza Granda Gubbia, la manifestazione dei sindacati contro le morti sul lavoro. Qui proprio la manifestazione di ieri delle sigle sindacali in Piazza Grande, il grido d'accusa anche da parte degli amici del giovane Samuel. Si legge ancora per quanto riguarda l'altra vittima, Elisabetta D'Innocenti, l'ultima chiamata di Betta al figlio nell'inferno della Greenvest. Dai primi elementi dell'autopsia emerge che le vittime sarebbero morte per asfissia e ieri peraltro alla Tecnamac di Terni, operaio sotto un muletto in rianimazione, ha riportato traumi a torace e addome. Ma per approfondire l'argomento vediamo proprio il servizio dedicato alla manifestazione che si è tenuta ieri a Piazza Grande a Gubbio dopo i fatti successi proprio alla Green Genetics per dire basta alle morti sul lavoro. Vediamo. Era una Piazza Grande piena di dolore, rabbia, sconcerto, lacrime, ma anche di aspettative e speranze, quella di Gubbio stamane. Una piazza di proteste, di silenzi, di musica, in cui i pensieri e le parole di ognuno andavano in una medesima direzione. Una piazza che gridava mai più morti sul lavoro. Gubbio, a pochi giorni di distanza dalla tragedia di Via Masaccio, l'esplosione della Green Genetics, è stata scenario dello sciopero generale di CGIL, CISL e UIL dell'Umbria, svoltasi in contemporanea all'assemblea delle medesime organizzazioni sindacali nazionali. Non si può più tollerare la morte sul lavoro, non si può morire per un mestiere magari sognato, per cui si sono investite tutte le proprie risorse. Non si può partire di casa e non tornare più a casa. Sono le richieste, le preghiere, gli imperativi emersi nei vari interventi che si sono alternati durante la manifestazione, quelli delle organizzazioni sindacali con i rispettivi segretari regionali e quelli dei responsabili sicurezza sul lavoro delle imprese e aziende umbre, del sindaco di Gubbio Filippo Stirati, commosso, ma soprattutto quelli degli amici della più giovane vittima del rogo, il 19enne Samuel Cuffaro, di chi Samuel lo conosceva e ha affidato al vento e alla piazza la musica e i ricordi legati a quella vita venuta meno troppo presto. Riflessioni come quelle di Martino, Patrick, Francesca, Alessandro, che hanno dato voce ai tanti giovani in piazza, giovani che sempre più soffrono per e nel mondo del lavoro. Non ci state vedendo, non ci sta vedendo nessuno, o forse siamo noi che non ci facciamo vedere, che non vogliamo essere visti, ha gridato uno degli amici di Samuel, ricordando quanto quest'ultimo amasse quel lavoro per cui ha perso la vita. Samuel amava il suo lavoro, era come una terza famiglia. La seconda eravamo tutti noi, suoi coetanei, tutti i suoi conoscenti. Ci amava davvero, ci amava tutti. E non è possibile che persone che amano così tanto la vita la perdano proprio in questo modo. Non è possibile che chi dovrebbe vietare questo non sappia neanche chi siamo, non sappia i nostri nomi, le nostre età. Non ci state vedendo, ve lo ripeto, non ci state vedendo, ci state usando e basta. Questa mattina siamo qui a Gubbio, assolutamente doveroso essere qui per evidenziare quello che è stata la tragedia che c'è stata in questo territorio. Si possono evitare? Certo che si possono evitare. Occorre sicuramente una capillarità nel territorio di accertare quelle che sono le aperture, come si apre, quali sono le condizioni di lavoro dei lavoratori, per fare in modo che ragazzi, bambini di 19 anni, ragazzi 19 anni, donne, giovani, ma a prescindere dall'età, dal sesso, partano dalla propria abitazione e tornino alla propria abitazione. Noi lo vogliamo gridare anche qui questa mattina, perché se questa è l'escalation che si avvicina con la ripresa, non la vogliamo. Il tema dei giovani, il tema soprattutto del precariato in generale, perché adesso anche i meno giovani sono precari, è un tema delicato anche, non solo per gli aspetti sociali, ma anche per quanto riguarda la sicurezza, perché non hanno avuto un'adeguata formazione. Noi in Umbria abbiamo i dati estremamente negativi per quanto riguarda gli indicatori sulla sicurezza, abbondantemente superiore alla media nazionale. Questo significa che il sistema della informazione, formazione, dei controlli a Montavalle non funziona.
e noi ci impegniamo a rimuoverlo. Il prefetto ci ha fatto degli impegni e noi pensiamo di onorarli nei prossimi mesi. Abbiamo visto questa settimana la tragedia di Luana a Pistoia. È chiaro che dopo la pandemia queste persone, che sono quelle che hanno sofferto di più, che hanno perso il posto di lavoro, si sono rimesse in discussione, e qui si vede tutta la fragilità del nostro paese, che non è in grado di garantire lavori con diritti, dignità e soprattutto sicurezza. Abbiamo chiesto al prefetto che le 2 ore di sciopero che i lavoratori fanno vengano trattenute dalle imprese e destinate alle famiglie delle vittime. Un'azione concreta, piccola, però per provare a capire che è un problema di tutti quello che è accaduto. Con i proclami l'Umbria è diventata una delle regioni più a rischio nel mondo del lavoro. Abbiamo bisogno di azioni immediate, concrete, da fare. Domattina ci sono le condizioni, la regione lo faccia. Spostandoci invece a Terni, i migranti di nuovo in fuga nella notte. 21 profughi scappati dal Bassa Terni e riportati nei centri d'accoglienza martedì si sono dileguati poche ore dopo. Proseguono intanto le ricerche anche dei 9 che si sono allontanati da Perugia. In tutto ne sono spariti 30. Serve trasparenza da parte dei magistrati. Il neo procuratore generale Sottani affronta la questione morale della magistratura nel giorno del suo insediamento. Quindi, infermieri contro il Covid, così abbiamo vinto. Sono 5.446 gli operatori umbri che da 14 mesi lavorano in prima linea. Tra loro anche 562 infettati. Qui alcuni di loro: Thomas Fabilli, Francesco Moretti, Nicola Volpi e Cinzia Venturi, nonché Antonio Gentile. Nonostante turni massacranti e virus, continuiamo a lottare, dichiara il presidente Nicola Volpi. Quindi controlli in 22 case di riposo, una era irregolare. Il NAS ha rilevato che la struttura era stata adibita abusivamente a RSA per non autosufficienti. E poi le parole della governatrice Tesei: incomprensibili decisioni su coprifuoco alle 22 e ristoranti. La presidente a Radio Anch'io definisce inaccettabili le restrizioni imposte dal governo. Ieri in Umbria i guariti sono stati quasi il triplo dei nuovi contagiati. Quindi le parole del presidente di CNA Umbria Cesca: le imprese devono cogliere le opportunità per investire. Parla di occasione da non sprecare. L'associazione presenta il nuovo strumento per aiutare le aziende a crescere. Il Digital Innovation Hub è un pacchetto di servizi specifici dedicati proprio all'innovazione. Intanto serve ricapitalizzazione o l'aeroporto fallirà. Il report di SASE già dal 24 marzo, questo è il retroscena del Corriere, da qui l'operazione di acquisto azioni della regione. Veniamo quindi alla Nazione. Sia il parroco che il vice lasciano la tonaca. Succede nella parrocchia di San Pio X di Città di Castello. I due hanno chiesto e ottenuto, pare per ragioni di cuore, la dispensa del Papa. Qui Don Samuele Biondini e Don David Tacchini, che hanno scelto dunque di lasciare l'abito talare. Era successo anche a Massa Martani. Il vescovo Cancian: accogliamo con sofferenza ma anche rispetto la loro scelta, sottolinea. E poi le parole anche del presidente della CEU, Monsignor Boccardo: serve riflettere sulla formazione, ha dichiarato. Ancora veniamo alle parole anche del sindaco. Io vicino a Monsignor Cancian, ha dichiarato Luciano Bacchetta. La perpetua CCA, ci sto ancora piangendo, ha detto, ma altri parrocchiani, giusto dire la verità, per quanto dolorosa possa essere dunque. E poi la nuova vita di Don Riccardo: accanto a Laura ora lavora in prova in un'azienda. L'ex parroco ha condiviso gli studi con uno dei sacerdoti tifernati, Riccardo Ceccobelli, che era parroco di Massa Martana. Quindi, tornando ai drammi sul lavoro, l'urlo in piazza: non si deve più morire così. Dopo il rogo di Gubbio, sindacati e amici delle vittime chiedono più controlli, formazione e miglioramento delle misure di sicurezza. Esplosioni, intanto si valuta anche una consulenza chimica. Samuel assunto come manovale agricolo, oggi il funerale. Torace schiacciato, operaio gravissimo, l'incidente in un'azienda ternana di movimentazione merci. L'uomo 38enne sarebbe stato colpito da un carrello elevatore. Quindi vaccini, ecco la bozza d'intesa per 50-60enni, 50enni in farmacia, prenotazioni non prima di 10 giorni e inoculazioni dal 10 giugno con Pfizer, AstraZeneca per gli over 60. 70enni, il 75% ha avuto la prima dose, ne restano 25.000 e ormai un Umbro su 3 ha la copertura. I sanitari devono immunizzarsi, non c'è nessuna alternativa, dichiara la Presidente Tesei. Li stiamo sollecitando, e sul coprifuoco il Governo ha preso una decisione ingiustificata. I positivi intanto
intanto tornano a scendere e calano ancora i ricoveri. Sottani ritorna da procuratore generale, questione morale della magistratura ed edilizia giudiziaria agli obiettivi. Dobbiamo seminare e comunicare la giustizia, ha detto il neo procuratore di Perugia. Veniamo al Messaggero, vaccini, la sfida di metà maggio per gli over 50 e 60, curva in discesa, 77 nuovi casi, ricoveri nelle intensive in calo. Oggi un nuovo tavolo con farmacisti e medici, sono 380.000 le dosi iniettate. Casa di riposo abusiva, calvario per 8 anziani e titolare denunciato con 22 strutture controllate dai NAS di Perugia. Ricercatori perugini premiati da Roche per lavoro sulle leucemie per quanto riguarda la ricerca scientifica medica. E poi collegamenti difficili, buche e cantieri, adesso Roma è molto più lontana. 9 opere lungo l'E45, 5 tra i due capoluoghi con code e disagi. Ruggero Campi di ACI, situazione assurda, si perde più di mezz'ora, testimonia. I lavori lungo l'E45, soprattutto tra San Giustino e Selcilama, Montone Promano, a Umbertide, nei viadotti Roncabello e Col di Pozzo, Ponte Pattoli, Montebello Torgiano, San Martino in Campo e poi ancora Acqua Sparta, Terni, Amelia Nanniscaro e Montoro. L'ANAS, lavori per 860 milioni per la sicurezza, sottolineano Orte Mestre, entro luglio il tratto Umbro torna libero. Legge Rivista, intanto il 5G sarà più facile e poi ancora misure e investimenti anche per le piccole imprese che si preparano a ripartire. In foto Renato Cesca, presidente CNA, transizione 4.0 e bandi, momento unico per le piccole e medie imprese per sfruttare tali risorse, sottolinea il presidente di CNA. Quindi la scuola oltre i banchi, concorso precari per il ruolo, volata finale, primi ammessi, in Umbria hanno partecipato in 1100, in Palio 400 posti. Uscite le graduatorie, in alcune classi già in 160 superano la prova scritta e intanto parte l'atteso programma di test salivari scolastici a scuola, appunto, per quanto riguarda appunto anche questa ulteriore gradino della sanità umbra per quanto riguarda l'universo scolastico. Veniamo a ulteriori approfondimenti di carattere regionale. Mercoledì per il giro a Perugia cambierà il traffico e 54 scuole chiuse. Ordinanza del sindaco Romizzi per la partenza dell'undicesima tappa. Ci scusiamo per i disagi, ma un'opportunità preziosa per la città. Qui anche il tracciato del Giro d'Italia che passerà in Umbria. Poi una mostra celebra il campione Garibaldi. Dino Giuseppe Evangelisti, meglio fotografie d'epoca raccolte dalla società di mutuo soccorso in via dei Priori. Quindi agricoltore importa droga dal Messico, è stato condannato, perugino 43 anni è stato arrestato in flagranza, si è spedito a casa mezzo chilo di hashish facendolo passare per cioccolata. Foto pedopornografiche, l'impiegato patteggia, intesa su un anno e 9 mesi, fra cui l'avvocato dell'uomo che aveva oltre 40.000 immagini vietate. Quindi ancora si parla del Teatro Pavone di Perugia, nuovi interventi al palcoscenico, variazione di spesa da 80.000 euro per il secondo stralcio dei lavori nello storico teatro di Piazza della Repubblica. Veniamo anche al Messaggero. Sandri, la cordata dei perugini accelera per la riapertura, da valutare l'uso dello storico marchio e la possibilità di un ritocco ai locali. Nel polo di Pian di Massena arriva un fast food, ecco Roadhouse Restaurant, dunque per quanto riguarda nuove aperture a Perugia. Il Giro d'Italia fa chiudere 50 scuole, come cambia la viabilità. Ben Harper che sarà a Umbria Jazz, poi lo vedremo nel dettaglio. Quindi ancora le parole del neoprocuratore Sottani, processi celeri contro le prescrizioni, ritorna a casa per il nuovo procuratore generale Sergio Sottani, soluzioni per far girare più velocemente i fascicoli e più personale. Cittadella giudiziaria, se ne parla dal 2001, sarà prioritaria, ora serve una magistratura che sia trasparente e credibile. Covid dello spaccio, intanto blizza, Fontivegge e Pallotta, sicurezza urbana, l'assessore Merli, più pattuglie della polizia locale di notte e nei giorni estivi. Finanziere infedele, la corruzione della società immobiliare, un errore, si legge, poi esplosione in fabbrica, l'ultimo saluto a Samuel ed Elisabetta, ricordati i funerali delle due vittime del rogo che si è scatenato alla Green Genetics a Gubbio. Veniamo anche alla Nazione per quanto riguarda anche qui la situazione legata al Giro d'Italia. Mercoledì 60 scuole chiuse, segnala proprio la Nazione. Ancora rubano nelle auto con un kit da scasso, nei guai 3 ragazzi a Perugia, denunciata anche una coppia trovata in centro nonostante il coprifuoco, la donna ha offeso e spintonato gli agenti. Per le aziende il momento di investire, sottolinea il presidente di CNA Umbria Cesca, come abbiamo già visto.
e poi bambino in bici investito da un'auto, trauma cranico e prognosi riservati invece per quanto riguarda Passignano del Lago. L'undicenne è stato subito soccorso e trasferito in ospedale. L'incidente è accaduto poco dopo le 13. E allora veniamo proprio ai territori, andando ad Assisi. Papa Francesco tornerà ad Assisi, il pontefice atteso per l'autunno dell'anno prossimo in occasione dell'evento internazionale sull'economia, scrive proprio La Nazione. Il liceo Jacopone da Todi vince intanto le Olimpiadi del Patrimonio, l'istituto si è classificato primo su 10 scuole provenienti da tutta Italia. A Gubbio, festa dei ceri, evitare gli assembramenti, l'appello del sindaco Stirati, confermati i riti sobri essenziali dello scorso anno, c'è bisogno di responsabilità e collaborazione. A Gualdo Tadino, contrasto alla povertà educativa, riparte l'attività del progetto Reta, non c'era Umbra, nuovo impianto fotovoltaico per la scuola di Gaifana, messa in sicurezza la porzione del tetto. E poi Città di Castello, le primizie del bilancio, abbiamo un tesoretto, il dibattito va oltre l'orario del coprifuoco, la votazione è stata rinviata, i risparmi di quest'anno, i progetti per il prossimo, ma l'opposizione critica dunque. Mentre a Umberti, De Luigino Razzi, Umberti De Civica, ospedale, il sindaco deve agire, dichiara. Ancora incidente raffica, paura sulle strade Tifernati, persone soccorse in due sinistri sulla Tiberina 3 bis e allo svincolo della E45. A Foligno, vigili, sciopero confermato il giorno del Giro d'Italia, la municipale lamenta ritardi nelle assunzioni, in servizio attivo solo 37 operatori, contestazioni anche sulle retribuzioni. Raid dei ladri nei negozi del centro, una decina le attività prese di mira con carabinieri e polizia che stanno raccogliendo le denunce, al vaglio i video delle telecamere, si pensa a un'unica mano, ovviamente virgolettato, per i furti. A Spoleto, spada di Damocle sul caso Posterna, il 25 la sentenza del TAR sui palazzi, sul tavolo anche l'ipotesi che possano ospitare case popolari e magazzini. Veniamo a Terni, l'Ave Maria contro il DDL Zan, bufera, attacchi social al consigliere leghista Daniele Carissimi che replica: non ho offeso nessuno e rispetto tutte le minoranze, chiedo libertà di espressione, ha dichiarato proprio il consigliere regionale della Lega Carissimi. Quindi la città diventa un set cinematografico, si gira ad Orvieto da sempre il docufilm in costume medievale che rende protagonista il corteo storico del Corpus Domini. E nel mirino intanto anche la vaccinazione a Pizzo, l'opposizione chiede chiarimenti sull'assessore Pizzo, proprio scatta la polemica ad Orvieto. Torniamo al Corriere dell'Umbria. Castiglion del Lago, finte suore chiedono di benedire casa ma è una truffa, a dare l'allarme una parrocchiana che ha avvisato Don Marco: non fatele entrare. Il prete ha messo in allerta i fedeli con un post su Facebook. A Città della Pieve venivano proposti vaccini a domicilio. Quindi ad Assisi, a Bastia Umbria in questo caso, nuova palestra nel quartiere 25 aprile, lavori da 1,2 milioni per la struttura della scuola e delle società di pallamano, pallavolo, basket e calcetto, l'impianto disporrà di 200 posti a sedere. Intanto a Todi riapre il teatro, da giugno torna il cinema all'aperto, il 23 il comunale in programma lo spettacolo con Monica Guerritore, qui in foto la grande attrice, le proiezioni si terranno in centro storico e non più nel rione Cappuccini. Quindi a Città di Castello, anche qui due preti lasciano l'abito talare, Don Samuele Biondini e Don David Tacchini hanno chiesto e ottenuto dal Papa la dispensa degli obblighi ecclesiastici dunque. Appena sopra, da Monte Santa Maria Tiberina, ripristinare la festa dell'Ascensione, si legge, mentre per quanto riguarda E45, auto tocca il New Jersey e poi si ribalta, due i feriti, l'incidente proprio prima dell'uscita di Città di Castello. Ancora da Città di Castello, Color Glass, l'amianto non è stato rimosso, il consigliere comunale Rigucci rilancia il problema, l'assessore Massetti: non è compito nostro, spetta alla proprietà. Questo il botta e risposta. Veniamo a Gubbio, festa dei ceri, rassegnazione e poca voglia di festa, peggio di un anno fa. I presidenti delle tre famiglie, Ubaldo Minelli, Patrick Salciarini e Alfredo Minelli, commentano la settimana della non attesa. La speranza è che nel 2022 si possa tornare a gioire per il patrono. Quindi si è costituito intanto il comitato Gubino 15 maggio, Bocci riconosce UNESCO e dice no alla costituzione dell'ente, entro 48 ore saranno affissi manifesti in città. Ordinanze, domani e sabato vietata la vendita di alcolici, niente sosti in alcune vie fino alle 20 di domenica, per quanto riguarda sempre i Gubbio ovviamente. Buongiorno Ceramica, Gualdo Tadino, eventi online e scambio culturale con la Tunisia, fine settimana dedicato alla tradizione artigiana, previste visite alla collezione della Rocca Flea. Quindi Fernanda Boccia, sigillo, taglia il traguardo del secolo di vita, la centenaria svela il suo segreto, onestà, lavorare ma senza esagerare.
tollerare e rispettare tutti, amare ed essere amata. Impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola di Gaifana, intanto a Nocera Umbra, e poi Olimpiadi della Filosofia Teresa Benarucci, 14esima in Italia. La studentessa del liceo Casimiri ha svolto un saggio in inglese sull'opera dell'autrice spagnola Maria Zambrano. Era arrivata prima grazie alla trattazione di Aristotele nella fase regionale. Quindi a Foligno invece, raid dei ladri in centro storico. Nella serata di martedì sono stati una quindicina i tentativi e i furti messi a segno ai danni di attività commerciali. Incontro anche tra comune e vigili, ma resta confermato lo sciopero di lunedì in vista del Giro d'Italia. E ancora a Foligno il comune mette al bando la lingua inglese, ma nel sito è annunciata una open call. Veniamo ancora a Spoleto, caffè letterario chiuso tutta l'estate, non riaprirà i battenti, la struttura di Palazzo Mauri al centro di un contenzioso tra comune e vecchio gestore. Intanto Don Matteo 13, le riprese iniziano il 31 maggio, gli attori cominceranno ad arrivare in città due giorni prima e ci rimarranno fino a metà giugno. Confermati il ritorno di Flavio Insinna nei panni del capitano Anceschi a distanza di 15 anni dall'ultima volta, in quel caso la fiction veniva girata a Gubbio. Ancora da Terni la cronaca, scippano anziana, minorenni denunciati. I due ragazzini hanno avvicinato la novantenne con una scusa e le hanno strappato di mano il portafoglio con 40 euro. L'ore furtiva poi trovata era stata nascosta nel cestino dei rifiuti in un parco, soldi restituiti all'anziana. Per il super bonus 110% presentate 2016 domande dunque a Terni, vigili del fuoco a quattro zampe in pensione. Per 11 anni Dana e Kira hanno fatto parte del nucleo cinofilo e salvato molte vite umane. Ancora suicida a 24 anni, un quartiere in lacrime, uno striscione di fronte alla chiesa per salutare l'ingresso del feretro del giovane che si è lanciato dal settimo piano. Ragazzo dal grande cuore, così l'hanno definito gli amici durante i funerali a Cospea. Padre Massimo lo ha ricordato quando frequentava l'oratorio, un vuoto incolmabile. Poliziotti intanto salva due uomini che stavano per togliersi la vita, sempre a Terni. Quindi riapre intanto l'ex convento di San Pietro, lo storico edificio al centro di una petizione popolare per evitare la trasformazione in case popolari. A Narni, centro di salute mentale, l'USL in cerca di una sede, sarà realizzato su un'area di 350 metri quadrati con adeguati servizi. Ad Amelia, ok al progetto per le mura castellane di macchie. Dunque, mentre ancora a Narni, il comune non si occupa dei problemi delle famiglie. L'opposizione di centrodestra chiedono anche l'approvazione del piano sulle barriere architettoniche ferme in commissione. Veniamo ad Orvieto, Mancinelli, saltate due stagioni di prosa, cancelli ancora chiusi al teatro, e la consigliera Croce chiede al comune di sapere come sta riorganizzando il settore cultura. Sempre ad Orvieto torna l'appuntamento con le infiorate, edizione in forma ridotta per l'emergenza, saranno utilizzati i social network. E poi nessuna corsia preferenziale sui vaccini, rispettate le regole. Le opposizioni chiedono l'accesso agli atti per fare chiarezza, ma il sindaco Tardani qui in foto replica solo insinuazioni velenose. Dosi AstraZeneca utilizzate per la campagna destinata a COC e polizia locale. Veniamo anche al Messaggero dunque, due sacerdoti rinunciano alla tonaca anche sul Messaggero, l'arcivescovo Boccardo, presidente CEU, il celibato si vive solo rispondendo pienamente alla chiamata del Signore, commentando la scelta di Tacchini e Biondini. Niente ceri, ma Gubbio si blinda e Uccellani, Fabio Uccellani, capo 10 del cero di San Giorgio, ormai da due anni scrive ai suoi per settembre. Assisi, il Consiglio regionale spinge per la valorizzazione dell'ospedale, e poi Todi e lo Jacopone, le campionesse delle Olimpiadi del Patrimonio. Veniamo a Foligno con i ladri scatenati in centro storico, polizia locale, ecco i motivi dello sciopero. La pandemia intanto non ferma l'Avis di Foligno, donatori sempre in prima linea, come sottolineato dal presidente Frasconi. Quindi a Spoleto il Due Mondi punta sulle eccellenze, faccia a faccia tra la direttrice Monique Vaught e le associazioni di categoria, tra gli obiettivi valorizzare le maestranze e l'artigianalità della storia del festival. E poi ancora il Giro d'Italia toccherà pure Spoleto, ecco le disposizioni al traffico. E Pompili intanto vicepresidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Spoleto.
Veniamo a Terni, schiacciato da un muletto, grave operaio. L'uomo è ricoverato in rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. I colleghi dell'azienda Tecnamax sono riusciti ad estrarre l'uomo dal mezzo prima dell'arrivo del 118. E poi ancora, per quanto riguarda novantenne scippata San Giovanni, fermati subito due minorenni italiani, sottolinea anche il Messaggero. Quindi, parlando anche qui di infrastrutture, Terni-Rieti, la beffa dello svincolo finito ma non potrà aprire, sono terminati i lavori per l'uscita che porta ai Pediluco, ma la bretella di competenza della provincia è pericolosa. La soluzione ancora al vaglio prevede di deviare i mezzi pesanti a colli sul velino. Fuga dal bus, migranti intercettati a Gabelletta, ma nella notte scappano ancora dalle strutture. Non c'è nessuna emergenza sanitaria che li obbliga a restare, visto che hanno già fatto la quarantena. Quindi, giornate del FAI, aprendo anche un po' la pagina della cultura dei spettacoli, torna l'abbraccio alla cultura. Dopo lo stop obbligato dello scorso anno, si riaprono le porte alle visite in presenza. Villa Lago, tour del parco e della dimora, chiosco di San Pietro, il gioiello di Terni. Qui alcuni scatti proprio per quanto riguarda i tesori del FAI. A San Michele Arcangelo di Schifanoia sarà possibile ammirare anche gli affreschi. Orvieto, apprendisti ciceroni svelano i segreti del teatro Mancinelli, mentre ad Alviano viaggio nel castello del Miracolo delle Rondini, in una cappella dell'antico edificio raffigurato San Francesco che compie il famoso prodigio. E parlando di questo, veniamo anche sempre al Messaggero, pagine nazionali, si parla di mobilità alternativa, piste ciclabili, in questo caso in bici per scoprire quanto è bella Roma, ma nel box in basso si parla anche dell'Umbria e di Gubbio, da Gubbio su e giù in e-bike tra castelli, laghi e monasteri. Dunque, questi gli ingredienti del bike tour pedalando con i cappuccini, proposta di viaggio per questo fine settimana alla scoperta di Gubbio e dintorni in bicicletta, dunque con info proprio a www.parcotellecappuccini.it di Gubbio per quanto riguarda questo percorso, dunque in e-bike. Veniamo all'album del Corriere dell'Umbria, si parla dei David di Donatello, all'insegna delle donne, da Sofia Loren a Sandra Milo, da Matilda De Angelis alla Tifernate Monica Bellucci, vere star in passarella, qui proprio in foto Monica Bellucci, protagonista ai David di Donatello, con tutti i premiati sul Corriere. Dunque, documenti dei radicali di Perugia messi a disposizione dei cittadini, depositati all'archivio di Stato, raccontano un'epoca, ne parla Andrea Maori, qui il deposito delle firme dell'89 per il referendum contro le centrali a carbone, si intravede anche Pietro Scarpellini e poi anche immagini di manifestazioni e di manifesti pubblicitari dell'epoca. Quindi Umbria Jazz, Ben Harper, qui in foto in alto, proprio protagonista Umbria Jazz nel prossimo luglio, ma Bob Dylan è lontano, il presidente della fondazione Gianluca Laurenzi spiega l'equivoco su Mr. Tambourine, proprio Bob Dylan, nei problemi sulla capienza dell'Arena Santa Giuliana. Ci sarà comunque un grande nome come lo statunitense Ben Harper, con un budget inferiore al passato sarà un festival di qualità migliore, sottolinea Laurenzi. Riporta la notizia anche La Nazione, una notte con Ben Harper, si sarà quella del 16 luglio al Santa Giuliana. Il debutto di Jump riapre il teatro Secci a Terni, un convegno racconta Bartolomeo Borghi, cartografo di Magione, domani dalle 9.30 fino alle 18.30, e ci sarà anche il duo pianistico Calabrese e Biccheri a Palazzo Gallenga. Dunque duo pianistico Tifernate. De Ruti intanto diventa Borgo delle Arti, la cultura si accende d'estate, da sabato 30 settembre musica, teatro e mostre, cuore pulsante la festa di Buongiorno Ceramica, e poi nuovo format con suoni controvento in arrivo per quanto riguarda il festival che si tiene soprattutto nel parco naturale del Monte Cucco, ma di fatto è itinerante. Questo per quanto riguarda dunque anche cultura, eventi e spettacoli. Ora ci fermiamo per la pubblicità, torniamo con la seconda parte, sport con calcio e volley in primo piano, restate con noi.